andiamo a conoscere oggi un attore, un regista, un grandissimo personaggio, lui è Giuseppe Di Giorgio, benvenuto a Radio SN. Happy New Year to all Italians, you are in America, but also to the American people, grazie mille Tony. Mi è piaciuto questo saluto in inglese, va bene così, grandissimo attore, inglese regista. Piccolo, diciamo. Beh, vabbè, un po' da attore, un po' da regista ci può stare, ci mancherebbe, quindi va proprio bene così. Benvenuto a Radio SN. Allora, andiamo a conoscere chi è Giuseppe Di Giorgio, attore, regista, parlaci un po' del tuo lavoro, cosa hai fatto e soprattutto cosa stai per fare. Allora partirei con Giuseppe Di Giorgio, che è il classico siciliano di puro sangue. Io vengo da un paesino che si chiama Cerda, un paese situato nelle Madonie del Palermitano, paesino di 6.000 abitanti, famoso per i carciofi e per la targa Florio. Io sono emigrato per il nord Italia all'età di 12 anni, sono praticamente 27 anni che manco dalla Sicilia come residenza, anche se ci sono tornato quest'anno, dove ho avuto l'occasione di rivedere i miei compaesani anche a livello artistico, perché sono stato ospite di una manifestazione di moda organizzata dalla Aeon Fashion di Giampaolo Guida, dove ho premiato con la fascia di Miss Cinema due ragazze, due modelle che inserirò come figuranti speciali durante le riprese di Stencil, che è il mio attuale film, terzo mio film scritto e diretto in 5 anni, e questo film Stencil uscirà il prossimo anno in autunno, e spero di riuscire a portarlo anche in America attraverso i festival. Infatti parliamo di questo film, se ci dai un po' qualche particolare in più e più o meno quando uscirà, così i nostri amici stanno già prendendo nota naturalmente per vederlo. Chiunque fosse interessato, ci sono le pagine Facebook con Stencil, pagine Instagram, basta scrivere Stencil The Movie o Stencil Film, faremo delle anteprime, una nel nord Italia qui a Pavia, e altre due saranno fatte, una al centro Italia tra Roma e Napoli e una nel Palermitano, proprio perché ci sono degli artisti coinvolti all'interno del cast che vivono tuttora sia al sud che al centro Italia. Il film è un film innovativo, importante, parla di cellule staminali, vede questi medici provenienti dal sud decisi a cambiare o almeno ridurre drasticamente la chirurgia e la medicina tradizionale con l'uso delle staminali. Decidono di bypassare l'ospedale e di iniziare una nuova ricerca, andando incontro a situazioni devastanti, anche fatali, e così riusciamo anche a denunciare, tra virgolette, a fare uno spot per la società, per la medicina, che è quella di appoggiare, supportare soprattutto la ricerca, qualsiasi essa sia, perché se dovessimo soffermarci un attimino sulle staminali, penso che siano l'unica ricerca al giorno d'oggi che possa ridurre drasticamente la chirurgia e la medicina tradizionale senza sofferenza del paziente, perché la terapia deve essere un qualcosa che il paziente può sopportare e soprattutto deve mirare ad un cambiamento, ad un miglioramento dello stato di salute. Capisco benissimo, quindi poi lavorare con i stem cells è una grande innovazione, sempre alla ricerca, e noi fortunatamente in Italia abbiamo questi cervelloni, e possiamo dirlo con grande orgoglio e grande soddisfazione, che fanno ricerca straordinaria su di questo, e siamo anche all'avanguardia per quanto riguarda il livello mondiale. Allora, questo film che dedica questa attenzione in modo particolare, nel film sì c'è tanta fantasia, ma sicuramente ci sarà anche tanta realtà, quindi si basa anche un po' su questo, sull'innovazione in questa direzione, questa scoperta a questa cura, naturalmente, che siamo sempre in cerca attraverso la ricerca sui stem cells. Il film si basa su un riadattamento ad un romanzo di Paolo Gaetani. Io ho riadattato il soggetto, sviluppando la sceneggiatura assieme a Roberto Tolini e Maurizio Sala, e sicuramente la fantasia d'autore è fondamentale, però non si può basare un film solo su una fantasia d'autore. Il riadattare il soggetto del libro, che è stato il lavoro più difficile,
mi ha fatto riflettere molto sul fatto della sanità. Tu lo sai perché ci vivi in America, il fatto delle assicurazioni. Io penso che il diritto alla salute debba essere universale. Siamo d'accordissimi su di questo, però ecco, per quando riguarda la salute, è chiaro, non ci dovrebbe essere un costo così enorme come ben sappiamo noi qui a New York, però naturalmente dove c'è il costo c'è anche la cosiddetta eccellenza, la disponibilità e la possibilità di una cura più rapida e più sicura, ma così non dovrebbe essere. Mentre nel film naturalmente la direzione è quella di informare, di far vedere, di far vivere e anche di far sperare, penso. Per raccontare al meglio la fantasia bisogna essere realistici, per riportare la quotidianità sul grande schermo. Naturalmente non bisogna commettere l'errore di seguire tutti i passaggi della medicina, perché questo lo lasciamo, come detto tu prima, ai cervelloni. Il problema in Italia è che scappano tutti. È come dire, io mi costruisco un appartamento, lo definisco alla perfezione e poi non ci vado ad abitare. Oppure qualcuno prende il posto mio dopo tanto sacrificio. Dobbiamo puntare a mantenere i personaggi così detti importanti, professori, luminari, in Italia. Però quello che voglio dire io, il cinema, la difficoltà del cinema, e vorrei parlare di questo in Italia, è il cinema di commercio. Oggi in Italia se spendi molto hai la possibilità di essere di entrare in una determinata, diciamo in un determinato cerchio cinematografico. Invece il cinema d'autore, quello di una volta che si faceva con pochi soldi ma si faceva con grande arte, oggi lo si può fare con il cinema indipendente. Ecco perché io punto a non far toccare le mie sceneggiature su una produzione dipendente. Perché? Perché ti ritoccano tutto, decidono loro, cambiano sceneggiatura, scelgono gli attori, ti vincolano a fare determinate scelte. Invece la fantasia dell'autore, in questo caso del regista, dell'attore, dello sceneggiatore e anche dell'autore, permette proprio di esprimere arte allo stato puro a 360 gradi. Invece se tu vai a vedere un film al cinema, tu vedi un attore che interpreta 8-10 ruoli in 8-10 film che sono quasi tutti simili. C'è un attore italiano oggi, prima di arrivare all'altezza di Tom Hanks, Nicolas Cage, Gianfranco, non ce la fanno in Italia. Perché? Perché ci sono le produzioni, ahimè, non è una denuncia, ma sto sottolineando la realtà, perché vivo in queste situazioni giorno dopo giorno. In Italia non puoi fare il cinema d'autore perché servono tanti soldi. Il cinema d'autore invece porta la firma di idee chiare, idee rivoluzionarie. Adesso per esempio Stem Cell, io sono convinto al 100% che sarà un grandissimo film, perché stiamo sfidando l'Italia cinematografica attraverso il cinema indipendente. Il cinema indipendente purtroppo fa male a chi ci circonda, perché chi ti sta attorno non ti offre spazio, Tony. Ma io condivido con te ecco, queste parole profonde, precise. Stem Cells, mi auguro che, come dice lei, sarà un grandissimo film, innanzitutto per farci riflettere, per farci capire e informare anche su questa situazione attuale. Quindi complimenti per la visione, soprattutto, di trasmetterlo attraverso questo modo e di essere così preciso anche, perché si fa in questo modo e non un altro. Bravo, perché si vede, certo, che credi davvero in qualche cosa tua è qualche cosa reale, e questa ai tempi d'oggi è già una grandissima e bellissima cosa. Bene, siamo d'accordo sui cervelloni, alle volte fuggono, ma non è colpa loro, è inutile dare la colpa, sappiamo perché vanno via, e quindi speriamo che qualche cosa incominci a cambiare nel 2019 per farli restare un po' a casa, dove vogliono stare soprattutto. Come possono seguirti per saperne di più su di te, sul film, naturalmente sul tuo passato, il tuo presente, la vita d'attore e quella da regista che hai fatto? Come possono seguirti e dove? Allora, sui social basta digitare, anche su qualsiasi motore di ricerca, Giuseppe Ivan David Di Giorgio, escono tutti i riferimenti. Poi c'è la pagina del film Stem Cell, c'è anche la pagina del film che attualmente sta girando in Italia nei cineforum di The Impossible Choice, quindi La Scelta Impossibile, che mi ha permesso di vincere l'Apollo d'Oro, mi ha permesso di conoscere la benedetta Kim, che poi mi ha portato da te, sono molto felice, attraverso l'International Tour Film Festival, dove siamo stati finalisti con il film. E mi trovano sui social, quindi c'è la mia biografia, basta scrivere il mio nome. Il film
ripeto di nuovo, che uscirà nell'autunno del 2019. Faremo delle anteprime, lo iscriverò a diversi festival nella zona vostra americana e vediamo un attimino se riusciamo ad inserirci e a trasportare l'anima dell'arte, quindi la difficoltà cinematografica e le nostre emozioni dall'Italia verso l'estero. Ci tengo, se posso fare questa sottolineatura importante, che ho una squadra meravigliosa, ho un grosso ospedale neurologico di Pavia, si chiama Mondino, è un istituto nazionale di neurologia che ci ospita per quasi l'80% delle riprese, anche San Matteo di Pavia, che è uno dei centri d'eccellenza italiana, ci ospita per altre riprese. Gireremo all'interno del Collegio Borromeo di Pavia, è una delle strutture più antiche attualmente in attività, gireremo nella città di Pavia, nella provincia, e quindi la speranza è che attraverso l'arte cinematografica noi possiamo comunicare sempre in punta di piedi per non calpestare nessuno, questo è il mio motto. Noi bisogna che come un soffio di vento passiamo e accarezziamo le persone. Assolutamente, complimenti. Quindi, voglio ringraziare tutto il mio cast. Prima di ringraziare carissimo attore e regista Giuseppe Di Giorgio, non è che nel film hai bisogno di, non so, qualche radio, qualche producer, qualche modo di comunicare, perché noi ci siamo, quindi se vuoi inserire una radio italiana a New York che racconta la ricerca, magari, non so, la storia oppure qualche caso particolare che questo film propone, noi ci siamo, va bene? Ok, sarei felicissimo. Ma ci mancherebbe. Senti, facciamo i saluti a Benedetta che ci ascolta da Seul, se no quella prende l'aereo e arriva qui in studio e dice: ma come? Non mi hai salutato. Quindi salutiamo Benedetta. Ciao, Benedetta. Benedetta, grazie di vero cuore per la tua gentilissima disponibilità, per l'interesse che hai avuto sin dal primo istante in cui ci siamo conosciuti attraverso Piero Pacchiarotti e Sonia Signoracci. Grande Piero, saluto anch'io Piero. Sì. E sono felicissimo di aver conosciuto persone splendide, adesso sono felicissimo di aver conosciuto te, Tony. È un piacere ed un onore averla qui su Radio ICN, naturalmente raccontare queste storie e questi personaggi straordinari e questo film che arriverà nel 2019. Non dimentica di mettere anche Tony, Benedetta nel film. Tony, un grandissimo saluto lo facciamo al direttore della fotografia Maurizio Sala, perché sta facendo veramente, a parte che usa uno stile americano con il fumo artificiale, questa è una cosa che in Italia non lo fa nessuno, lui mi sta veramente lasciando a bocca aperta. Io sono convinto che il DOP, il direttore della fotografia Maurizio Sala, porterà in alto questo film attraverso il prossimo Oscar, il prossimo Oscar sarà vostro sicuramente. Ma io lo spero, perché lo merita, è un eccellente direttore della fotografia, è anche lui un regista. Stiamo facendo lavoro assieme attraverso un cast tecnico meraviglioso, c'è Pietro Sala, Giovanni Sala, Luca Catino, Dario De Gaspari, Gianmaria Rosset, Alessandra Montini, che è la nostra PR, è la persona che ci ha permesso di entrare al Mondino, che è la moglie del professor Paolo Gaetani, è l'anima di questo film assieme a noi, perché veramente bisogna amalgamarsi d'eccellenza e tutto, il cast artistico composto da Roberta Barbiero, Alberto Sette, lo stesso Pietro Sala. Stai facendo un po' come Monica sul Sette, fai bene a ringraziarli tutti, ci mancherebbe. Noi abbiamo grandi persone, grandi artisti, per un grande film ci vogliono grandi personaggi come lei, il nostro attore e regista. Grande sofferenza di Giorgio. Sì, è una grande Italia, è fatta così, messa insieme di queste meraviglie. Il cinema indipendente ti permette, Tony, il cinema indipendente ti permette di avere, attraverso il sacrificio, grandi risultati, soprattutto fare amicizie, perché ricordiamoci che siamo una grande famiglia, l'Italia è una grande famiglia, come deve rimanere, noi ci siamo. Nel teatro, nel lavoro normale, tutto, quindi uniti per portare in alto il nome italiano, ovunque esso sia. E l'unità è sempre la prima cosa che si parla qui su Radio ICN, quella di stare insieme e di stare bene insieme, naturalmente. Allora, ancora una volta ricordiamo, il film è la data. Stem Cell, uscita nelle sale italiane
settembre 2019. Stem Cells, grazie al nostro attore e regista Giuseppe Di Giorgio, grazie alla nostra benedetta Kim e grazie naturalmente per questo lavoro e per questa meravigliosa realtà che lei ci propone attraverso il cinema e la speranza soprattutto, quella sempre di migliorare naturalmente, quindi è sempre un piacere e un onore. Noi ci siamo con Radio SN, quindi quando vuole novità da raccontare oppure nuovi progetti e appuntamenti, noi ci siamo. E visto che lei crede nei suoi progetti, lei crede nella sua unità, ecco, crede in quello che fa, io mi sembra che questo sia il brano più giusto, cioè lei fa le cose a modo suo, cioè my way. Grazie mille, un forte abbraccio e buon anno. Auguri a tutti, buone feste, buon anno e che il Signore ci protegga sempre.